Buonasera a tutti, buonasera, eccoci qua. Buonasera. Grazie, scusate, buonasera. Di pazienza, organizzavamo il tutto, grazie per essere qua con noi. Abbiamo anche, avete visto, simulato un bel vento per prendere più l'idea di quello che facciamo stasera. Dobbiamo premiare, è troppo il vento qua? No, no, non è troppo, si può stare. E siamo bellissimi, non possiamo aver freddo adesso, perfetto. Dobbiamo simulare il vento, si fa per dire, perché insomma dobbiamo premiare il velista dell'anno 2013. Questo è un premio molto ambito nel mondo della vela. Quest'anno lo facciamo qui nello splendido porto di Livorno, sul molo Mediceo. Vi ringrazio per essere intervenuti. Io sono uno che viene dal calcio per quanto riguarda la professione, però insomma come passione probabilmente mi piace più la vela che il calcio, quindi non sono nemmeno capitato qui a caso, e ringrazio gli amici di Giornale della Vela per avermi invitato, perché insomma per me è veramente molto divertente soprattutto stare con la gente che ama il mare, che ama la vela. Ho bisogno di una valletta e allora non l'ho scelta, bellissima, però insomma sicuramente l'ho scelta molto, molto sapiente per ciò che riguarda la vela, che è il nostro Andrea Falcone. Ciao Andrea. Buonasera. Che è il responsabile sport del Giornale della Vela. Allora Andrea, quest'anno è una formula diversa, perché questo è un premio che si aggiorna sempre, no? Hanno votato da casa sul nostro sito, io dico nostro, io faccio parte del vostro sito, del Giornale della Vela. Del Giornale della Vela. Però insomma è bello quest'anno perché ci sono dei premi speciali, premiamo diverse categorie prima di arrivare alla lista dell'anno. Come vedremo dopo, questo qui è un premio che ormai noi assegniamo da più di 20 anni e si è sempre rinnovato ogni anno, e quindi anche quest'anno come al solito ci sono grandi novità. Sono novità, tre più uno, no? Tre premi speciali più uno super speciale, e poi c'è il premio dedicato al velista di quell'anno. Allora andiamo con ordine. Allora diciamo le tre specialità, chiamiamole specialità perché poi non sono specialità, no Andrea, ricordiamole. Però ci siamo, diciamo che per noi il velista si distingue in tre anime, quella della passione, passion, poi c'è il velista che è interessato all'innovazione, quindi innovation, e poi c'è il velista, diciamo così, invasato, che si dedica soltanto alla regata pura, al bordo sul bordo, e quindi quello è high performance, ovvero alta, quello che spinge, insomma, quello che spinge. E poi avremo un premio speciale che abbiamo intitolato il leone del mare, però dopo vi diciamo a tutti poi dopo a chi andranno questi premi. Allora siamo a Livorno, siamo ospiti dello Yacht Club di Livorno e ci onoriamo ovviamente di essere in questa bellissima sede. Peraltro il premio negli ultimi anni, gli ultimi due anni credo, no? È stato ospitato da Parma, della città di Parma, no? Sì, sono state due edizioni bellissime. Bellissime, ben riuscite. Allora io vorrei chiamare qui per il saluto a voi naturalmente e per il ringraziamento da parte nostra per ospitarci al presidente dello Yacht Club Livorno, che è Tommaso Spadolini, e al vicepresidente dello Yacht Club Parma, che è Massimo Mariotti. Eccoci qua. Buonasera. Due presidenti, facciamo presto, non vi preoccupate. Quando parlano i presidenti è così. Chi è presidente di voi e chi è vicepresidente? Io. Vabbè, va comunque presidente, tutti e due presidenti stasera, va bene. Presidente. Allora, cominciamo dal padrone di casa, no? Beh, io questa sfida è nata con Luca, è venuto a bordo della mia barca. Luca Oriani, sì, scusate, hai ragione, con della Panama Editore. Mi è venuto a trovare a fine ottobre, sbaglio, metà ottobre voglio dire, e mi ha detto, dice, si fa un salone? Luca, è una battuta. E però alla fine da questa battuta è nata una scommessa molto bella. Ringrazio principalmente tutti gli espositori, chi ha organizzato, i velisti dell'anno che sono venuti. Questa bella manifestazione oggi ci ha graziato per il sole. Domani speriamo, incrociamo le dita, l'anno prossimo ci siamo messi a disposizione. Massimo, non me ne voglia se anche l'anno prossimo la festeggeremo qui nella velista dell'anno. Niente, grazie per questa bellissima esperienza, sono veramente senza parole per tutto quello che siamo riusciti a fare in così poco tempo, grazie alla Panama Editore e allo Yacht Club di Livorno. Prego. Grazie Presidente, veramente molto, parole molto carine, molto sentite. Allora, comunque a Parma siamo stati bene negli ultimi due anni, quindi non vi facciamo scappare via comunque, eh? Sicuramente no, è stata un'esperienza magnifica, devo dire che è stato forse il battesimo di questo premio a contatto finalmente con il pubblico.
perché grazie all'accordo che abbiamo trovato insieme in un percorso simile a quello di Tommaso con Luca, si decise di farlo a Parma, allargando la platea agli appassionati. Quindi sono state due esperienze particolarmente belle, importanti, in un quadro estremamente diverso rispetto a questo. Purtroppo il mare a Parma noi non l'abbiamo, però abbiamo messo in pista il Teatro Regio. Io sono convinto che comunque venendo a Livorno troveremo gli stessi spazi, la stessa bellezza, lo stesso entusiasmo che abbiamo vissuto negli anni precedenti a Parma. Tanti auguri al Verista dell'anno, tanti auguri allo Yacht Club di Livorno. Grazie, grazie, grazie. Mariotti, state qui tutti e due, perché voi sarete anche voi tra i protagonisti stasera, perché Andrea festeggiamo il compleanno di una barca stasera che è qui. Una barca, 40 anni. 40 anni, una barca che non è proprio una barchetta, Andrea, di che barca si tratta? Ecco, scusate, se ci questa la vediamo anche, eccola qua. Meglio lei. Per tutti i visti, questa è una barca mito, perché lo Swan 65, progetto di Sparkman e Stevens, e questa barca è ormeggiata proprio qui, nelle banchine di Livorno, in occasione del Vela Festival. E la gemella di questa barca, ti dico quindi perché è anche mitica, la gemella di questa barca partecipò alla famosa Wilbre, la regata attorno al mondo del 1973-74. Uno Swan 65, è vero che le barche sono tutte belle, ma questa è il sogno di molti, no Andrea? O no? Diciamo una barca, un evergreen. Una barca che festeggiamo qui 40 anni, allora dovremmo avere l'armatore con noi, che è il Mr. Peter Hunting. C'è, eccolo qua, buonasera, 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 buonasera. Allora, intanto consegno il premio, sì, il presidente Spadolini e il presidente Mariotti, complimenti a Mr. Hunting, che è l'armatore del PIC. Prego, per le foto di rito, magari mettiamoci un po' più in mezzo, Spadolini, grazie, un po' in mezzo, così favoriamo anche il lavoro ovviamente dei fotografi, bene. Grazie, allora io congederei per... No, non la vende, non la vende, scusate, non la vende. Non la vende, l'ho chiesto già io, non la vende. Ho organizzato solamente una visita. Ah, solo una visita. Vabbè, ti ho detto porto Oriani a bordo, ma non è, non la vende. Con le mani dietro. Allora, vi ringrazio per il momento. Ha fatto anche il prezzo adesso, pazzesco. Grazie per il momento, vi richiamo dopo. Mario, no, che sei da aspettare? Grazie a Mariotti Spadolini per il momento, giusto possiamo dire due parole anche a the owner of the pick, what kind of boat is it? Che tipo di barca è questa? Che barca è? Che tipo lo sappiamo? What is the feeling, the sensation when you are on board? It's to sail with a grand old lady, but you can at the same time sail with the family or do a very good regatta like Ginaria, which I do every year since I on the boat. Happy birthday. Every birthday. Hai detto che una barca è come può essere una donna, una famiglia, una barca che va in regata, ha fatto anche la giraglia, insomma, è una barca veramente per tutte le occasioni. Thank you very much, happy birthday. Grazie, Mr. Rotti. Sei spaventata. Va bene, allora. Parliamo un attimo della storia di questo premio, Andrea, perché insomma mi sembra che lo dal 91, credo, no? La prima edizione, se non sbaglio. La prima edizione ce l'abbiamo veramente nel cuore, perché premiamo il grandissimo Giorgio Zuccoli e poi tanti altri, perché visto un campione del mondo tornato nell'anno preolimpico, e poi abbiamo avuto tantissimi campioni, l'Albo d'Oro del velista dell'anno. Praticamente abbiamo la storia della vela italiana negli ultimi vent'anni. Qualcuno l'ha vinto più volte, no? Alessandra Sensini addirittura quattro volte, ha quattro medaglie olimpiche, quindi come facevamo a non darglielo quando vinceva una medaglia olimpica? Poi abbiamo tutti: Lorenzo Bressani, Vasco Vascotto, Paul Cagliard, ecco Flavio Pavini. Cioè, insomma, questo premio veramente si può dire che racchiude veramente il meglio. Stiamo arrivando proprio agli ultimi anni. Qui Alessandra, è una cosa che soltanto noi abbiamo, quella foto. Poi di Benedetto, poi Nannini. Allora, Nannini è colui che, come si fa Miss Italia, prende la corona, no? Prende la fascia e la consegna, anzi la corona proprio, e la consegna al nuovo, sì, no? Anche perché c'è un vero motivo. Prima abbiamo detto, già, è vero, è vero. Abbiamo detto che le ultime due edizioni le abbiamo fatte allo Yacht Club Parma, e Nannini l'anno scorso abbiamo dovuto fare un collegamento telefonico perché lui... Perché non c'è il mare a Parma. Oltre per quello, ma perché lui stava proprio regatando attorno al mondo. È vero.
e stava doppiando Capor, quindi noi facevamo un collegamento telefonico e quindi questa volta invece lo facciamo veramente salire. Lo facciamo davvero, facciamo davvero. Nannini, dove sei? Eccolo qua. Vabbè, ma guarda, guarda che smacco, Andrea. Che smacco, sono Nannini, L'anno scorso al telefono da Caporno, stasera con un vestito, bello. Guarda, guarda, che differenza, Anche oggi è stata una sfida, sono venuto fin dalla Spezia in motorino. È più difficile, forse. Marco, questo è il giro del mondo che tu hai fatto? Sì. Il collegamento telefonico, ti abbiamo consegnato il premio mentre tu eri qui, vicino al punto Nemo, il punto... Sì, perché più Nemo si riceveva, l'abbiamo aspettato un attimo. Il punto più lontano dalla Terra. Te lo ricordi quel collegamento telefonico? Sì, sì, me lo ricordo, è stato un momento importante, l'assegnazione del premio dell'anno mi aveva aiutato a sollevarmi il morale in un progetto abbastanza difficile, Nuova Zelanda, avevo quasi abbandonato la regata, e invece poi la comunicazione del premio velista dell'anno che mi aveva aiutato a continuare. Va bene, ma questo è acqua passata. Acqua passata, sì. Cosa hai fatto in quest'anno? Ti sei sposato o no? Mi sono sposato. Ti conveniva stare a Capone, davvero. Vabbè, comunque, grazie Marco, ti volevamo salutare perché sei stato, grazie, adesso dovrai lasciare la corona al nuovo velista dell'anno, però insomma essere nell'albo con questi velisti credo che sia un bel onore anche per te, no? Un bel piacere. Sicuramente. Grazie Marco, grazie. Grazie. Salutiamo Marco Nannini. Mi sento un po' Madonna con questo archetto. Sembri un presentatore televisivo. Livelli, no? Va bene, allora il Giornale della Vela ha fatto uno sforzo veramente notevole. Guardate che organizzare una cosa del genere non è proprio Cosso e dimagrito di 6 kg, Oriani è ringiovanito, Petrossi ha i capelli, insomma è cambiato tutto. Però è chiaro che insomma senza un aiuto reale, sostanziale. Io prima ho parlato con la persona che adesso chiamerò qui per il suo saluto, ha detto una cosa molto bella, ha detto vabbè ho capito, c'è la crisi, c'è... Ok, che facciamo? Piangiamo e non andiamo avanti? Ridiamo, una risata calcolata, non una risata isterica, e comunque andiamo avanti perché insomma dobbiamo fare qualcosa. Allora la Tagoyer è colei che insomma ha aiutato il Giornale della Vela a mettere in piedi tutto questo. Roberto Beccari, l'amministratore delegato di Tagoyer, che vorrei qui con me per il saluto. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Buonasera. Guarda, c'è la luce proprio per te. Fa bene la luce, fa un freddo porco. Vai Roberto, allora, come mai avete scelto di... Allora, l'abbiamo scelto, in realtà abbiamo scelto a tavola. A tavola? Sì, però nasce da molto più lontano, nel 1860, che è l'anno in cui è stato fondato Tagoyer, e sostanzialmente è iniziata questa storia dell'esplorazione del tempo, che è molto affascinante, è un'ossessione per alcuni, dei piaceri per gli altri. Il risultato è stato che ritornando poi alla cena che abbiamo fatto con Luca Oriani abbiamo cominciato a pensare quelli che sono i riferimenti però che coordina diciamo sia la giornata della vera, il passato della vera per loro, cioè una storia di uomini ma soprattutto persone che hanno sostanzialmente la passione, la voglia di innovare e la voglia di performare. E questo evidentemente può essere una cosa importante parlando, ma perché non arricchiamo questo premio del velista dell'anno anche con questi tre elementi? Se poi trovassimo qualcuno di talento con tutti e tre, 360 gradi, perfetto. E quindi eccoci qui per portare avanti una storia, ripeto, dal 1860, che ha trovato nella vela il territorio, perché la fonte di ispirazione di tutta l'innovazione del nostro marchio è stato lo sport. E quindi la vela con tutta la storia. Poi andrete a vedere, spero, quella meravigliosa mostra che c'è e vedrete anche che quanto Tagoyer ha avuto molti personaggi, molte sponsorizzazioni importanti come quella di oggi di Orco. Poi mi ha dato 30 secondi, io quando mi danno il tempo mi metto in crisi perché non voi potete pensare, lavorando nel tempo, poi ti se non rispetto il tempo beccare come facciamo? Allora è una truffa, è una presa in giro. E infatti sei stato puntualissimo, è perfetto. Grazie. Roberto, stai però con noi perché adesso cominciamo a premiare e cominciamo dalla prima categoria, no? Andrea, allora, la prima categoria è il premio Hive Performance. Tu prima l'hai introdotto un attimo, esattamente che cosa vuol dire?
Ma sono quei regatanti che regatano proprio per il decimo di nodo, mura dritta, mura sinistra, arrivano a terra, si protestano a vicenda pur di vincere anche la regata zonale, sono quelli che proprio non mollano mai, high performance, diciamo una regata che esci la mattina e comunque la sera torni a casa, vai in albergo, ti riposi per essere di nuovo in forma il giorno dopo e dare il meglio, non che anche chi regata in oceano lo faccia. No, però sono quelli che vogliono spingere sempre, no? Che hanno bisogno sempre di adrenalina, dell'adrenalina accesa al massimo. Va bene, allora prima di scoprire chi è, volevo richiamare un attimo Spadolini e Mariotti qui da noi, e così li teniamo qui sul palco da noi per premiare, per cominciare a premiare i nostri velisti per arrivare poi a velista dell'anno. Allora, vediamo di scoprire chi è, cerchiamo di vedere insieme. Perché tante parti poi tutti molto veloci, velocità molto simili, quindi si arriva sempre un po' molto vicini e basta un piccolo errore per perdere qualche parte. Abbiamo fatto un bellissimo campionato, credo che le nostre regate sono state molto belle. Vincitore del campionato mondiale più importante nelle classi monotipo, disegna da solo le sue vele e la sua gioia mondiale la condivisa con i suoi tifosi del Lago di Garda, vincitore Tagoria Live Performance, Carlo Fracassoli. Eccolo qua. Ciao Carlo. Ciao Carlo, ben arrivato, grazie, grazie. Ciao Carlo. Allora, consegniamo il premio prima, consegniamo il Tag Heuer da parte di Roberto a Carlo. Venite, venite pure più avanti Carlo, perfetto, perfetto, consegniamo. E poi il piatto del giornale della vela a Carlo. Anche per il vincitore di High Performance, grazie Mariotti, grazie. Allora, Andrea, questo spinge, questo spinge. Ma voglio sapere se quelle cose che ho detto poco fa le condividi, ti ci rivedi? Ho esagerato un po', non lo so. Ci rivedo. Devo dire che per noi le bolline che durano più di un'ora sono già fuori dalla nostra portata. Diciamo che la classe Majors 24 poi di fatto, tolte le classi olimpiche che consideriamo comunque le classi più importanti della vela, poi dopo ci sono le classi monotipo, tutte uguali, vanno tutte alla stessa velocità e sicuramente ci vuole il manico, e dopo le classi olimpiche, insomma, dei mondiali più importanti, sono le più importanti, è proprio la classe Majors 24. Sì, diciamo che è una delle poche classi ormai che sono rimaste in Italia dove è concesso a chiunque stare al timone della barca. Ci sono ormai quasi tutte le classi che sono owner driver e quindi, cioè, si può dire che il livello è molto alto, cioè è la classe più frequentata dai professionisti e quindi, cioè, le regate sono sicuramente sempre al massimo livello. Peraltro ti disegni le vele, no Carlo? Ma sì, diciamo che sì. Le costruisci, no? Le vele, vai che vai a comprare. Hai un giubbotto che non l'hai messo a caso per stasera, ecco. Un po' di marchette. Allora, è stata una bella impresa anche perché da quest'anno è nata questa veleria, questo progetto che era qua. E abbiamo sviluppato delle nuove vele, sono subito andate forte perché dal campionato italiano e poi siamo sempre andati molto bene e diciamo che è una doppia soddisfazione. Bene, mi sono d'accordo. Carlo Fracassoli, premio High Performance, grazie Carlo. Grazie. High Performance, anche per questi due premi, esatto. Grazie Carlo, grazie. Bene,
proseguiamo. Allora andiamo a questo innovation, Andrea, cos'è? Beh, insomma, questo periodo di innovazione nella vela ce n'è parecchia. E guarda, è un premio veramente, come dicevamo prima, il premio velista dell'anno si rinnova ogni anno, anche qui si rinnova, e non poteva non esserci quest'anno un premio proprio innovation, perché di diavolerie negli ultimi 2 anni ne stanno saltando fuori veramente tante. Proprio anche nella mostra fotografica che andate là, cominciate a vedere questi hydrofoil, ale di aeroplano al posto delle vele, e quindi è un periodo veramente si sta creando di tutto. E quindi il prossimo premiato è uno che si merita un premio per la sua ricerca. Per quello che ha fatto, per quello che ha fatto, e poi dopo lo scopriremo anche meglio, andiamo a scoprire di che si tratta. La prima ala rigida è stata utilizzata nella piccola Coppa America all'inizio degli anni 70. Questi catamarani sono stati progettati costantemente cercando le migliori soluzioni. E allora, ha messo in piedi una sfida piccola nell'apparenza, però grandissima nel suo prestigio, costruendo un design team di alto livello. Grazie a lui un catamarano di 7 metri e mezzo assume le sembianze di un multiscafo di Coppa America. Vincitore Tag Heuer Innovation, Roberto Grippi. Buonasera. Buonasera. Allora, facciamo così, consegniamo come sempre... Sì, Roberto, l'orologio e poi il... Eccoci qua, Roberto Grippi, e poi il piatto del giornale della vela, il riconoscimento, il premio, stavolta lo consegna il presidente Spadolini. Non dico presidente Spadolini, no. Posso chiamarti per nome, sì. Di volte che dico il presidente Spadolini, un po' di soggezione. Molto bene. Grazie, grazie, scherziamo naturalmente, so che possiamo scherzare. Allora, possiamo dire subito una cosa? Vai. Perché ho visto la sua espressione sul volto quando guardava il video. Sì. Lì c'è un catamarano che scuffia e si sfascia. Non è il loro. Ah, no, perché è stato che innovazione è se si sfascia, scusa. No, perché ho visto la sua faccia un po'. È il terrore di chiunque faccia un oggetto unico. Sì. Se lo potesse sostituire immediatamente, certamente lo utilizzerebbe a fondo, sfruttandolo, immaginandone ogni utilizzo. Invece innovare vuol dire fare pezzi unici. Fare pezzi unici vuol dire che non sono immediatamente riproducibili, cioè certo. Li rompi, li paghi, nel senso tempo, mancata disciplina all'interno del team, c'è cioè chi perde la forza, certo. In un team di volontari realizzare e tenere la corda tesa verso l'obiettivo, lo spirito teso verso l'obiettivo, è una sfida pari a quella di gestire un'azienda. E poi, no, soprattutto penso che non costi nemmeno 2 lire sfasciare una cosa del genere. Lei giustamente non l'ha sottolineato, lo dico io. Sì, bisogna comprendere che però è un tempo misurato in costo uomo, perché i materiali sono talmente leggeri, talmente sì innovativi, ma ce n'è poco di ciascun oggetto, per cui non è il materiale di per sé il costo maggiore, sono le ore uova. Le ore uova, certo. Qua parliamo, un albero del genere può costare in materiali una decina di migliaia di euro e 200-300 mila euro di ore uova, comprese tra queste progettazione, certo, e operare. Per questa sfida che si chiama la piccola Coppa America, che non ha nulla a che fare con la Coppa America, anzi loro regatavano già 40 anni fa con i catamarani con le ali rigide, però sono barchini di 7 metri e mezzo, però guardate, Roberto Grippi per progettare questa barchettina di 7 metri e mezzo prodotta in carbonio ha messo in piedi un design team di oltre 10 tra architetti e ingegneri, e qui in mezzo c'è uno che farà piacere anche ai nostri amici della Tag Heuer, che era il progettista dell'ala del trimarano Oracle, per dire, lui per progettare questa barchetta di 7 metri e mezzo le persone che insomma coinvolte sono meglio, ha chiamato il meglio. E su questo forse vi posso anche raccontare un piccolo aneddoto.
perché quando Richard Corpus ha preso contatto con il nostro team, noi ci eravamo appena esposti verso il mondo esterno. Inizialmente volevamo fare un'attività che fosse tutta nostra, per crescere la mia azienda, per sviluppare nuove conoscenze, tutti gli altri progettisti per imparare qualche cosa di assolutamente nuovo. E gli inglesi, che sono gli organizzatori, decisero di fare una conferenza stampa e comunicare al mondo chi partecipava a questa regata, e ci dissero una settimana prima della conferenza stampa: sentite, diremo che ci siete pure voi, lo possiamo fare? E noi abbiamo detto: aspetti, lo diciamo noi. E uscimmo un giorno prima della conferenza stampa, uscimmo con il nostro sito. Il giorno dopo Richard Corpus legge in rete la notizia, guarda il nostro sito, prende il telefono e mi chiama. Cioè, buongiorno, sono il dottor Corpus, potrei per favore partecipare alla vostra sfida? Innanzitutto mi hanno dovuto spiegare chi fosse il dottor Corpus, ma una volta capito chi fosse il dottor Corpus, ho detto: dottor Corpus, scusi, lei è presente, si tratta della quella che è chiamata piccola Coppa Mese, insomma è una sfida amichevole tra chi si costruisce la barca. Soldi non ce ne sono, cioè lei è abituato a vivere un mondo in cui ci sono parcelle, qua c'è lo sforzo umano. Sì, sì, ho capito perfettamente. Per favore, posso partecipare anch'io? È così è salito a bordo. Se non insiste, va bene. Va bene, grazie e complimenti. Roberto Grippi, grazie. Molto bene, abbiamo il terzo premio speciale, poi ci siamo specialissimi con il velista dell'anno. Allora, qui già il nome, no? Andrea Passion, la dice lunga, no? Passion un po' per tutti noi. Passion sua e passion del pubblico, perché il prossimo nostro premiato ha conteso la vittoria finale, non diciamo a chi, fino all'ultimo. Quindi la passione che lui ha per la navigazione a vela è riuscito proprio a trasmetterla a tutti quanti. Vediamo chi è. È dura, è veramente dura. Ma è veramente dura. Sport estremo delle balle. Ma il grande sogno di attraversare l'oceano in solitario, perché come egli stesso sostiene, l'uomo va per mare perché è una sfida, ma non sfida la natura, sfida se stessa. Vincitore del Tag Heuer Passion, Alberto Bona. Ciao Alberto. Anche qua vedo che ha una buona carta. Allora Roberto, il Tag Heuer per Alberto e poi Poca Mariotti adesso, l'alternanza. Alberto, posso dire una cosa? Come no? Io trovo che questo sia l'esempio più classico, più importante di quanto i giovani abbiano trasmettono, riescono a portare appassionati nuovi al nostro mondo. E io voglio complimentarmi con lui perché veramente in gamba, anche perché ha una faccia solare che rappresenta poi simbolicamente tutto quello che noi troviamo nel mare, no? Alla fine è la gioia e il piacere. E poi mi piacevano anche alcune frasi dette di sofferenza, ma anche di ironia. Complimenti. Grazie, grazie Roberto. Mariotti, prego, anche per Alberto il piatto, il premio della giornata della vela. Eccolo qua per i nostri amici fotografi, naturalmente, grazie. E così facciamo due chiacchiere anche. Grazie, grazie. Allora Alberto, che facciamo? Lo mandiamo da solo nell'oceano? È piccolino. Come... Guarda, queste clip sono molto veloci, però non so chi di voi ha notato proprio all'inizio del filmato, c'è una barchetta di due metri, sì, no, due metri e mezzo. Lui se l'è costruita nel garage di legno. E con quella barca lì è partito dalla Liguria per arrivare in Corsica, una follia. Ma c'erano i traghetti, lo sapevi Alberto, sì? Sì, sì. Cioè non è che c'era bisogno di... Vabbè, no. Il problema era non addormentarsi, guarda.
Quanto ci hai messo a fare quella barchetta lì? 36 ore, non era molto veloce quella. Cioè, ma dove, spiegami, quanti anni avevi? Ma adesso una ventina. Fa che non si ricorda, ce n'avrà 22. Vabbè. Quanti anni hai? 26. Vabbè, si ricordava. No. E fammi capire, tu sei uscito da casa con quell'affare lì e hai detto sto andando in Corsica, adesso arrivo. Beh sì, no, era comunque preparata, anche però sì, è stata abbastanza improvvisata, sì, okay. Poi è stato tranquillo perché non è che sono partito comunque con un meteo tremendo, Come è giusto che sia, per chi va in Vervela a guardare sempre le previsioni, non si sa mai, anche quando si organizza il festival. Adesso si è comprato invece il barcone. Adesso si è comprato il barcone, guarda, 4 metri, 6 metri e mezzo per lui è altro che lo buon 65. Do you understand Italian ristorante? No, Don't worry, nothing important. No, però con questa barca di 6 metri e mezzo, lui le partecipa alla mini transa, che è una un'altra legata per folli. Anche se ormai tanti italiani la fanno, che appunto la mini transat, e quindi con questa sua barca ha già coperto per qualificarsi le miglia che servivano, no? Cioè, come l'Italia in Mediterraneo, ha vinto la mini Barcellona, insomma, a che punto sei con la preparazione? Ti vedremo alla partenza o no? Perché la partenza è quest'anno a settembre. Sì, è a ottobre, sì, è vicina. Sì, io mi sto preparando in Francia, adesso ho la barca su Francia e mi sto allenando con i francesi per cercare di prendere da loro tutto. E questo è segno di grande maturità, perché se vuoi imparare ad andare in barca a fare rigate oceaniche ti devi andare a confrontare con i francesi, c'è poco da fare. Loro i trucchi se li tengono, insomma, belli stretti, quindi insomma andiamo a rompere un po' le palle sue. Io mi preparo uno spadolini come andare in barca, però gli spadolini oriani andiamo. Vabbè, quindi allora questo oceano sa da fare o no, Alberto? Sì, sa da fare. Sa da fare assolutamente. Sì. Quindi che cosa gli vogliamo dire ad Alberto? Divertiti. No, ma lui si porta dietro un quaderno perché mi sembra aver capito che gli piace molto scrivere, o sbaglio? Ma sì, diciamo che c'è tanto tempo, quindi ti insomma sfida comunque l'oceano. Sì, ma c'è tempo per pensare, è una cosa che hai un sito internet dove si leggono dei bei diari di bordo, devo dire. Sì, sicuramente adesso è ancora un po' in costruzione, però sì, lo stiamo lanciando. Presto ci saranno, sarà operativo, dai. Alberto Bona, grazie. Bravo, Alberto. Grazie. Complimenti davvero. Raccomando, Alberto. Allora io, presidenti, per adesso vi congedo. Grazie a voi. Mettetevi il giubbotto, sì, perché tu, Roberto, devi stare a soffrire qui con me. Allora, siamo a... Sei timido? Io sono timido? Sono timido. No, io lascio spazio, io sono... lo spazio è loro, il palcoscenico è loro. Allora, adesso abbiamo quest'ultimo premio speciale prima del velista dell'anno. L'abbiamo intitolato, l'avete intitolato, Leone del Mare. Tu fai parte della nostra famiglia, eh? Sì, lo so, però posso prendere tutti i meriti di stasera. Pian piano, lo posso. Beh, guarda, noi adesso ci sono questi premi, appunto, Innovation, Hydrofoil, Leone del Mare. Questa grande edizione, soprattutto in questa bellissima prima edizione creata da noi, il Tagoi Bella Festival, non poteva mancare un personaggio, un velista italiano che racchiude proprio tutto. Lui è tutto, high performance, passion, innovation, forse qualcosa di più, inventati un altro aggettivo. Hydrofoil mi piaceva, non so, però era bello Hydrofoil. Come l'hai detto prima tu, poi suona Hydrofoil, non so che cos'è, però mi suona bene Hydrofoil. Va bene, io volevo chiamare Luca Oriani, che è il direttore del giornale della Vela. Buonasera Luca. E poi insomma quello che ha organizzato tutto, perché poi Cossu passa per quello che fatica poi alla fine, sono Petrossi e altri che fanno le cose veramente. Allora Luca, innanzitutto il tuo saluto prima di premiare questo grande velista con il Leone del Mare. Guarda, il mio saluto è semplice, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e che ci hanno permesso di realizzare il Vela Festival e il premio del velista dell'anno. E avevo tanti capelli in più nel 91 quando è nato il premio Velista dell'anno.
E siccome io devo parlare del premio del Leone del Mare, sì. L'attribuzione del premio Leone del Mare, che è bellissimo, è stata una telefonata con Davide Besana, che è qua, il quale in un certo momento ha detto ma questo premio si deve chiamare Leone del Mare. Non so se l'ha concordato con quello che sarebbe stato il vincitore, però è perfetto, perché se c'è una persona che proprio assomiglia a un leone, leone del mare a 360 gradi, è vero. È nato in un circolo, è lui, non è poteva essere altro che lui, il leone del mare. Ma chi lo dice chi è il leone del mare? Io sinceramente lo farei dire a te, perché ti vedo con una postura da presentatore perfetta. Quindi facciamo così, allora, premio Leone del Mare 2013 a Mauro Pelastier. Eccoci qua. Qualcuno, dai, qualche roba brutta l'ho timonata anch'io. Ma regate tante anche qui, perché ho variato dalle classi olimpiche fino al giro del mondo, quindi non posso dire quello che è più bello. Diciamo che in vecchiaia mi piacciono di più le regate lunghe. Leone del Mare 2013, allora, magari insieme, sì, prendeteli insieme, magari diverso da due. Diamo il premio a Mauro, sì, va bene Luca. Non mi serviva giusto. Vai pure il... Vai pure... Sono l'istruttore della loro. Ecco, il consegna anche Luca Oriani a Mauro Pelaschier. Grazie. Molto bene. Allora, Mauro. Vediamo adesso se sei un leone col microfono. Ecco, buonasera a tutti. Allora, tu avrai detto un altro premio, ancora un altro premio. No, ti racconto un aneddoto. Io a Livorno ho vinto il mio ultimo campionato italiano di film nel 1977. Buona non era nata. Molto buona non era nata. E poi decisi di smettere con le classi olimpiche e vinsi tutte le prove, quindi mi diedero un sacco di premi e io non sapevo come portarli a casa, li ho lasciati sotto un tavolo e sono scappato. Qua Livorno? Dov'è il presidente? Presidente! No, lei non c'era ancora all'epoca, no? No, questo è il mio rapporto con i premi. Allora, però questa cosa, sei nato in un circolo velico, è una leggenda metropolitana o è vera? No, allora, si nasceva in casa e mia mamma mi ha tolto al circolo perché la mia famiglia viveva al circolo, gestiva il circolo, quindi si abitava lì. E quindi sono nato lì. Padre di Mauro, grande filmista anche lui. Sì, mio padre è stato il mio grande maestro, e mio zio mi costruiva le barche perché era mastro d'ascia, mia nonna anche prima. E costruiva le barche per mio papà, mio zio. E tu hai regatato contro tuo padre? Io ho regatato contro mio padre, cioè diciamo che lui regatava bene, io imparavo, però mi faceva vincere, ecco, una roba del genere. E ricordo un campionato italiano, l'ultimo che lui fece a Marcesine, Lago di Garda, e l'ultima prova si giocava il campionato con Fabio Albarelli, un dimenticato grande campione della classe fin. Io ero ancora un fischello, ma già andavo bene. L'ultima prova lui si gioca il campionato con Albarelli, io parto bene e sono davanti, lui doveva vincere quella regata e lui era dietro di me e terzo era Albarelli. Allora a un certo punto dico vabbè, adesso rallento, mi faccio passare. Quando ho visto questa scena ho detto guarda, se non vinci ti spacco le ossa. che poi
E poi è un po' quello che tu dici alle persone che vengono in barca con te, che se non ti fanno vincere gli sbarchi le ossa. No, adesso allora facciamo così. No, diciamo che no. Prenda male parole. No? Sfatiamo, allora facciamo così, sfatiamo questa leggenda. Ok? Scusa Valeria, posa un attimo i premi e te li diamo dopo. Sfatiamo questa leggenda del Pelasche che insulta tutti in barca. Questo è un tranello. Non è un tranello. Passatemi Luigi. Ecco, il timone. Allora, facciamo, chi mettiamo a Luigi? Mettiamo Luca a Luigi? Sì. Vieni qua Luca, vieni. Scusa, adesso rivoluziono tutto. Questo, tu fai la regolazione qua. Allora. Datemi un timone, eccolo qua. Abbiamo anche il timone. Guarda un po'. Perfetto. Mettiamo Roberto a timone. Timone, no, lui è tattico. Tu stai qua, appoggiati qua, guarda. Siediti. Perfetto, tu c'hai il timone, non è che si timona così. Sì, no, va bene, il timone è seduto. È già lo scritto. Allora, siediti. Hai fatto caso, Mino. Si è già nervosito, cioè Mauro, mettiti qua, mettiamo che sei entrato nella parte. No, già ti sei. Datemi un prodiere, c'è un prodiere? Chi vuol fare il prodiere? Alberto, prodiere, chi c'è? Chi è prodiere? Spadone, presidente, venga qua. Presidente, venga qua. Eh no, perché so che la barca Oriana, adesso vediamo. Vado a prua. Allora, simuliamo una partenza. Davanti ci hanno guardato alla fine, sì. Se guarda Pop è la fine. Luca, tu sei andato in barca con lui. Vabbè. Sì, deve anche guardare lui, certo. Non ho capito se Mauro sta guardando la bodina o sta guardando. No, allora Valeria spostati Valeria, che se lo sbattiamo andiamo a sbattere sicuramente. Spostati un attimo. Allora, facciamo 10 secondi di circling di prepartenza, Mauro, siamo pronti? Allora, timoniere, regolazioni. Cosa faccio io? Non ho capito. È tattico, cosa fare? Okay. Guardiamo un film. Quanto manca la partenza? Due lunghezze. Facciamo 20. No, aspetta però. Allora, sono tattico? Tu sei tattico, vai, allora. Allora. Voglio partire in battello blindato e andare, perché voglio andare a destra, ok? Allora, cioè se ci sono due o tre che baruffano per conquistarsi quel posto, è importante che tu parti veloce, anche sotto vento all'ora, ma li sfidiamo e poi vediamo, ok? Vabbè. Tutto a posto Roberto, sì, vai. Vai. Prenditi il tempo. No, ma vai. Se non parte veloce sono problemi. Luca! Ok? Ragazzi, abbiamo capito? Io sono fuori. Velocità. Dai, cazza un po'. Via, partiamo. Allora. Hai notato il tono? No, notate i dettagli, per favore. Sì, allora, sì, facciamo parlare l'equipaggio, silenzio. Quanto, vai. Quante lunghezze? Due lunghezze, siamo già lì. Rallenta un po', mola tutto. Vabbè, grazie. Però adesso, no, scusate, però, no, state fermi così. Voglio fare un piccolissimo cambiamento di passaggio. Ma mi fate insultare nessuno. Appunto, io voglio sfatare la leggenda. Allora, facciamo così, Mauro. Vediamo adesso come ti comporti se io faccio un piccolo cambio di equipaggio. Presidente, grazie. Grazie. E cambiamo prodiere. Vai te, Valerio. Ma io cambierei timoniere proprio, lo sai? Che dici? Cambiamo anche timoniere. Vieni qua. Vediamo se si fa così anche con loro adesso. Tieni il timone. Ok. Vai Mauro, partiamo! Al Winch, io non ci vado al Winch con Pelasco in barca. La bodybuildina è lì. Tutti quanti si affanneranno a prendere la posizione per partire. Sentite come fa la gentile, tutti quanti si affanneranno. Ma lui ha detto, vai a destra, vai a sinistra. Sentite che non si affanneranno tutti quanti, ci sarà confusione. Balbetta. Li lasciamo andare. Poi strambiamo e andiamo dall'altra parte. Ok. Va bene, grazie Mauro per la schiena. Grazie. Grazie Mauro, veramente carino. Grazie Valeria. Il leone del mare e soprattutto una persona veramente squisita. Grazie a Mauro per la schiena. Che quindi non è soltanto un velista high performance, sì, è anche fanny. È anche fanny, bravo. Allora, siamo al velista dell'anno. Abbiamo esaurito anche con questa piccola gag i premi speciali. Siamo al velista dell'anno. La persona, il velista che è stato più votato in assoluto, vero Andrea? Esattamente. Il velista, vogliamo ricordare anche che comunque la sfida era veramente ardua perché c'erano 12 candidati di quest'anno e c'erano anche grandi nomi. Questo forse lo volevo dire anche prima quando c'era Bona,
E insomma c'erano candidati come Giovanni Soldini, Alessandro Di Benedetto che ha appena terminato il Giro del Mondo in solitario, e insomma la concorrenza era forte, il pubblico si ha scelto questo velista. Ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo. Anche perché il periodo storico ha contribuito senz'altro. È favorevole. Andiamo a conoscerlo. Si meriterà di andare in barca, ben compreso. È salito su Luna Rossa nel 99 come aiuto prodiere e ora da skipper non vuole più scendere. Ha mostrato negli anni che con la determinazione che lo ha sempre accompagnato si possono raggiungere nella vela più alti traguardi. E il prossimo Fiumicino, un solo nome, America Scarpa, Tag Heuer, velista dell'anno 2013, Axe Sirena. Grazie. Vai Luca, per la consegna dei premi, così poi facciamo due chiacchiere con Max. Vogliamo dire che Max Sirena è atterrato proprio 5 ore fa dalla Nuova Zelanda? Eh sì. Lui è di Rimini e invece ha fatto rotta verso Livorno con la famiglia. Guardate che faccia, c'è ancora il jet lag. grazie. Allora Max, vieni. Che dire Max, insomma, l'albo d'oro l'hai visto, hai visto chi c'è nella storia del velista dell'anno, quali sono stati i tuoi colleghi premiati, mi sembra che insomma per uno della tua determinazione, della tua tenacia, da quello che hai voluto fare in questo sport, mi sembra che questo sia un altro piccolo riconoscimento, piccolo tra virgolette, insomma che vada ad arricchire quella che è la tua carriera di velista, no? Ma innanzitutto volevo ringraziare tutte le persone qua, perché come diceva Andrea adesso sono appena arrivato dalla Nuova Zelanda e ancora oggi ne parlavo con mia moglie in macchina, è una cosa un po' inaspettata, mi è arrivata un po' così a sorpresa, soprattutto visto anche i nomi che poi erano in lizza per questo premio. Io sono un po' uno skipper atipico perché ho iniziato dalla prua, poi piano piano mi sono spostato indietro e quindi ricevere questo premio qua per me oggi è un onore ed è ovviamente un momento speciale, quindi. Però guarda, ci sono tante analogie, perché un altro romagnolo come te, nato a Rimini, poi cresciuto a Forlì, è diventato skipper di una sfida di Coppa America azzurra e pensa, non era neanche lui timoniere, perché poi casomai ci spieghi finalmente anche la differenza tra timoniere e skipper se vuoi. E lui cominciò ad andare in barca tardissimo, a 35 anni, quindi un altro diciamo che come te ce l'ha fatta, tante analogie mi sembra tra te e Cinovici. Sì, c'è tanta analogia, soprattutto l'accento, c'è una grossa differenza, lui ha i capelli, io no, quindi già lì fatto svantaggiato. Ma ti senti anche un po' innovation? Ma diciamo che sicuramente adesso, vorrei dire, parlano tutti di foiling, tutte barche che volano, idrofoil, foiling jibe, adesso si parlava di strambate, di tangoni, adesso tutti sono esperti di derive a L, sono tutti esperti di barche volanti, quindi adesso è il momento del volo, quindi sicuramente sto vivendo una Coppa America ipertecnologica. Allora Max, prima cosa, dice che tu sei appena tornato dalla Nuova Zelanda, penso che in questo momento la stiano impacchettando Luna Rossa, avete fatto tantissimi sei preoccupato di come la stanno impacchettando, avete fatto un allenamento intensissimo per recuperare il gap sui vostri avversari, ormai lo sappiamo, voi avete iniziato un po' in leggero ritardo, ma penso che forse qualcuno a occhio e croce l'avete anche già superato, però questo forse ce lo puoi dire tu.
e poi comunque insomma da un po' di tempo navighi sollevato dall'acqua, quindi raccontaci un po' queste emozioni. Ah, diciamo che abbiamo iniziato un po' più di un anno più tardi rispetto a tutti gli altri. Abbiamo ieri, prima di partire, ho fatto un team meeting con tutto il team per chiudere un po' questo primo periodo di allenamenti e di test in Nuova Zelanda, e ho ricordato a tutti che la nostra Coppa in realtà è iniziata il 9 gennaio del 2012, che era un lunedì, ed è stato il primo giorno, abbiamo varato il primo C45. Il 28 di dicembre abbiamo iniziato a lavorare gli stampi della C72 a Bergamo, al cantiere Persico, e dopo 5 mesi e mezzo sostanzialmente abbiamo varato la barca. Ad oggi abbiamo fatto 48 giorni di navigazione, siamo il team che ha fatto più giorni in mare rispetto a tutti gli altri, quindi questo è un po' una grande soddisfazione, e devo ringraziare, anzi colgo l'occasione per ringraziare di nuovo tutti i team member di Luna Rossa e soprattutto Patrizio Bertelli che ci ha permesso di potesse sentire, guarda. Adesso, Max, come se c'è qualche giornalista c'è, insomma, poi guardare il portale o qualcosa, dici due cose di Bertelli che non sappiamo, dai. Così, adesso che non magari... Non ti sento. Questa è una gag proprio di quelle, vabbè, comunque, concedetemela. Dici due cose di Bertelli che non sappiamo, non e i colleghi che... giornalisti non scriveranno niente. E nessuno faccia la spia. Ok. Ma... due cose non basta. Non so quanto tempo avete voi a disposizione, ma sicuramente la persona adesso tanto non mi sente, quindi no, adesso i giornalisti non scrivono, non ci sente. Sicuramente la persona più appassionata che io abbia mai conosciuto, indipendentemente che si parli di vela, di auto o di qualsiasi altra cosa. Una volta che decide di fare una cosa poi la fa al mille per mille, quindi questo è un vantaggio enorme per me e per il team, perché ci mette sempre nelle condizioni di poter lavorare al meglio. Allo stesso tempo è uno che quando dà vuole in cambio, quindi come è giusto che sia, quindi è ovvio che è uno che pretende tanto ed è uno da cui si impara tanto. Ma paga bene? Ma io sarei curioso di sapere. Sentire. Perché l'ha scelto come schifo? Tu vivi in un mondo che non è la realtà della vera, quindi forse dovresti chiederlo. Dovresti chiederlo ai tuoi colleghi. Volevi dire che ti pagano meno dei calciatori? No, ma poco meno. Poco meno. Adesso ti faccio chiedere, ti chiedo un aumento in diretta, ti faccio chiedere. Vuoi vedere? No, adesso lo faccio vedere. C'è Patrizio Bertelli qui o no? Eccolo qua, venga qua. Adesso sono a fare più. Venga. Buonasera, grazie. Buonasera. No, vada di fianco al suo skipper, come no? La viene di fianco a me, viene di fianco al suo ci skipper. Ci dica qualcosa di Max Sirena. Perché la domanda era quella, perché sceglie lui come skipper? Perché non l'ha fatto mai, è un grande vantaggio per partire con una cosa completamente nuova. Partire con i saputoni non serve a niente, questa è una sfida del mistero, quindi noi siamo gli unici che insieme agli islandesi riusciamo a strambare volando. Gli altri, qualcuno ci ha provato, si è rotto le ossa, quindi oggi qualcosa di buono abbiamo saputo fare. Quindi quando prima ho detto che forse qualcuno sulla carta, ovviamente forse l'avete anche diciamo raggiunto, anche superato, quindi insomma lei non è convinto. No, la Coppa America e come tutte le legate fino all'ultimo giorno non si può dire niente. Diciamo che abbiamo visto con la prima Coppa America che allenarsi era fondamentale. Spesso volte la ricerca esasperata tecnologica, quando poi arrivi in tempo che non puoi testare tutte quelle che sono le soluzioni tecniche, non è un vantaggio, è uno svantaggio. Quindi tra le due cose abbiamo preferito puntare a una sola marca e cercare però di conoscerla a fondo e di allenarsi molto. Quindi vedremo, poi gli altri potranno avere le altre soluzioni tecniche, non si sa, finché non saremo sul campo di regata non si può dire niente. Con questa C72 però voi due in barca insieme non ci andate più. No, ci posso andare anch'io, però il problema... No, adesso che hanno imparato, per il problema era quando all'inizio uno può veramente fare delle
delle situazioni un po' scabrose, insomma. Andare con queste barche con 20 nodi vuol dire viaggiare di bolina 36, 28, 22 di poppa, insomma, di lasco 38, 40 nodi, quindi questo qui è un ordine di grandezza. È contento di questo premio dato a Max Irena? Solo merito, anche perché ha mangiato tanta merda, quindi giusto. E Max Irena mi fa una lettera con questo. A proposito di merda, colgo l'occasione, perché in realtà è iniziato tutto qua il 5 giugno del 1997, qua arrivò la nave con le tre barche, Mighty Mary, Kanza e America Cube, e io mi ricorderò sempre, avevo iniziato ad andare in barca con una delle barche di Patrizio. Mi è facile che mi commuovo. Comunque, e lui, mi ricordo nel 96, quando decise di fare la Coppa America, mi disse: voglio portarti come nel team. E io gli dissi, facevo già regate tanti anni, però a proposito di merda gli dissi: ma cosa venga a fare? Venga a spazzare e piazzare. Quindi, ed è quello che ho fatto poi qua a Livorno all'inizio della mia carriera di una rotta. Poi dopo si vede che ho spazzato bene. Non è che spazzando ha trovato tre premi, erano di bella schiena. Adesso mi viene in mente, ci sono tre coppe nel contegno. Li ha trovati, Mauro, li ha trovati finalmente, ecco chi si era portati via, capito? Senti Max, allora, due cose però tecniche su questa Coppa America, dice, insomma, realmente a che punto siamo, che speranze abbiamo, cosa prevedi che possa succedere, tecnicamente e agonisticamente parlando. Ma sono barche, allora intanto sono barche completamente diverse da quelle su cui tutti noi abbiamo mai navigato, me compreso, e ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo e quanto possiamo spingere poi su queste barche qua. Sono barche che in realtà non perdonano, quindi se spingi più di quello che devi fare poi non torni indietro, a differenza di barche di monoscafi o di altre classi. Noi siamo in una fase, diciamo, che abbiamo chiuso questo periodo di allenamento e di test tecnici. L'altro ieri abbiamo fatto l'ultimo design meeting dove abbiamo deciso come iniziare, con che tipo di configurazione iniziare la Louis Vuitton Cup, quindi credo che intorno ai primi di giugno vedrete una barca completamente diversa da quella che avete visto fino ad oggi. E la realtà è che, non, come diceva prima Patrizio, sarà difficile capire e fare pronostici, perché intanto credo che vincerà più regate chi romperà meno degli altri, e poi bisognerà vedere, perché alla fine sopra i 20 nodi, allora, fino a 20 nodi la barca è quasi divertente, nel senso che non ti fa ancora paura. Sopra i 20 nodi inizi ad avere paura, perché hai delle accelerazioni e le velocità sono talmente alte che poi dopo col fatto di avere l'ala rigida è anche difficile defavorizzare la barca, no? Quindi non è che possiamo scaricare o far usare la mano di terza rolli o ridurre la superficie, quindi a un certo punto, e poi soprattutto devi poggiare, che è la manovra più pericolosa in queste barche. Certo. Mentre io perché qui abbiamo Max Irena, abbiamo Patrizio Bertelli, il Vela Festival è bello proprio perché c'è questo coinvolgimento col pubblico, se qualcuno alza la mano ha la possibilità di togliersi una curiosità con Max Irena. Non fate timidi, gli potete chiedere qualsiasi cosa. E nel frattempo, vedo che qui nessuno alza la mano, non ho capito se Beccari, che comunque è un po' un avversario, Tagoyer, Oracle, non ho capito. Questa te la stavi tenendo da inizio, ascoltando da avversario. Volevi fare, te ce l'avevi. Vediamo un po'. A parte il registratore. Il problema di fondo è che qui ci sono due anime, cioè l'anima professionista di Tagore e l'anima dell'italiano che, voglio dire, soffre terribilmente e effettivamente tifa per forza di cose.
poi in realtà nella competizione di queste cose, voglio dire, quando si parlava di scuffie mi è venuto in mente subito la scuffia di Oracle, che ha fatto il giro un po' di tutti i siti internet di questo mondo, per cui la pericolosità. E poi ho visto, sono stato a Venezia e poi a Napoli e ho visto le prestazioni di Prada, che sono formidabili. E quindi anche il calore di tutto il pubblico italiano, e quando passa Luna Rossa e, insomma, accende il cuore di noi tutti. Però adesso li registrate, insomma, cancellate Luna, perché o siamo mi permette di fare un'assunzione immediata oppure io qui cancellate. Devo dire che, volevo fare una domanda al signor Bertelli, sì. Cioè devo dire che ha ragione Max, veramente per uno che frequenta il mondo del calcio, vedere questa atmosfera che c'è in altri sport che non sia il calcio è veramente una ventata d'aria fresca anche per me che faccio questo lavoro. Bertelli, Luna Rossa, veramente, mi raggancio a quello che diceva Roberto, è veramente diventata, no? Quelle cose che conoscono tutti, i bambini, i grandi, chi va a vela, chi non va a vela, anche questo, a parte le soddisfazioni sportive, no? Anche questo io penso che sia poi un bel motivo d'orgoglio, no? Cioè, è anche, lo so, magari i problemi saranno tanti, le difficoltà, tutto quello che vogliamo, però Luna Rossa, chiunque, ognuno sa cos'è Luna Rossa. Ma sì, ma comunque tutto nasce perché poi tu ottieni dei risultati, insomma, quindi speriamo che facciamo delle buone prestazioni alla Vuitton Cup, che combinazione combinerà a luglio alle 10 di sera, chiaramente, a parte che non sappiamo chi è. Trasmetterà, vorrei saperlo anch'io, in effetti anch'io lo voglio sapere, e se addirittura le trasmetteranno dovremo andare a vederle su internet, vediamo un po', insomma. Comunque quello che conta poi in tutti questi aspetti è sempre il risultato sportivo, e poi soprattutto un altro aspetto, quando un gruppo di persone, di velisti, che fanno una sfida, una gara, come con Mauro che è venuto in barca con me tante volte, lui si incazza, io mi incazzo più di lui, scusate, lui, non è che possiamo arrivare prova che lui è troppo educato per il mio gusto. Allora quello che ci va a fare in banca a sentirsi allora lo dicevo, è importante che le cose vengano fatte con l'obiettivo di fare lo sport, di vincere. A me questa frase del Gubutè, partecipare, non mi piace molto, noi si corre per vincere, punto e basta. No, ma io sono sempre stato d'accordo. Non c'entra niente. Se questo è chiaro a tutti e si capisce perfettamente che l'obiettivo di un team, di un gruppo di persone, fare felici, di vincere, fa nascere una passione nei confronti di queste persone. Quelle persone che fanno quello sport un po' per snobberia, un po' per darsi delle etichette, poi per finire fanno la figura del coglione. Quindi noi non vogliamo far parte di questa categoria. No, a me le metafore che usa sono veramente. Cioè. Si fa sport. Io rinnovo l'invito se qualcuno vuole dare. Io vorrei sapere perché qualcuno ha detto lui è nato. Lui è nato nel coso e sapevamo tutto, però io voglio dire, il mio maestro è stato Vasco Donnini, signori. Io che ho fatto un campionato italiano con la Vispa sono arrivato per primo, voi me lo ricordate. Comunque c'è una domanda, Marco Nannini. Sesta casa. C'è Nannini che si è appena sposato, quindi. Volevo sapere se adesso che Max fa lo skipper se si sono piazzati da spazzare. Oh, la trafila è questa, no? No, era tipico a te, sai, uno che viene catapultato una mattina in un piazzale perché qualcuno lo chiama a dare una mano e arrivano Guns e Matt Mary dall'America, insomma non era che era una cosa così che arrivavamo, era abbastanza fantascientifica, scaricare le barche, vedere tutto il materiale, quindi insomma, è chiaro che una persona, poi si parla esattamente di 13 anni fa, no, 15 anni, 16 anni fa, quindi è un ragazzo. No, io trovo che ho fatto di peggio che spazzare io con Vasco Donnini, quindi c'è problemi. Grazie. Curiosità? Qualcuna? O possiamo congedare i nostri amici? Bene. Beh, diciamo però che Max Serena, il team di Una Rossa, sarà già in regata a Napoli con gli AC45 ad aprile. Quindi magari chi non può vedere in televisione, chi non può andare a San Francisco, intanto può andare a vedere il mitico team di Luna Rossa a Napoli per l'America Cup World Series alla prima. Va bene, allora Bertelli, grazie per averci onorato della sua presenza, grazie. Allora io aspetta un attimo Max, allora se mi fate la cortesia per salutarci così
con tutto, coinvolgiamo l'applauso finale con Bona, con Grippi, è qui, Fracassoli dov'è? C'è? Poi da, a cena Carlo, Fracassoli, così facciamo la foto i premiati di quest'anno con il nostro pesce. Ovviamente applauso finale con Luca e con Roberto, prego. Allora, venite un po' più avanti ragazzi, scusate, venite un po' più avanti, perché io so le esigenze fotografiche e televisive quali sono. Un applauso direi che se lo meritano tutti quanti. Ecco il leone, ah, il leone. Lo staff. Fatta questa foto, aggiungerei anche... Dove sono? Spadolini, dov'è? Venga Spadolini, Mariotti, venga con i padroni di casa per ricordare questo bella festival che è stato organizzato quest'anno dal Giornale della Vela con la Tag Heuer per questa foto di gruppo. Pure lei? Va bene. Mauro, dai, anche l'equipaggine, infatti, no? Ecco l'applauso. Il Giornale della Vela veramente ha fatto un grosso sforzo, complimenti a tutti i ragazzi che ci stanno lavorando dietro, complimenti a Max, grazie alla Tag Heuer, grazie a voi. La festa continua perché oggi era solo il primo giorno, saremo qui fino a domenica, gli eventi sono tanti, in giro potete informarvi su quello che accade. Abbiamo detto tutto Andrea o no? Tutto. E quindi cosa ci rimane da dire? All'anno prossimo, classico come si fa in questi casi. Buonasera. Buonasera, all'anno prossimo, grazie, buonasera a tutti.